Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questa guida su Lurri. Oggi vedremo le tre parole del potere che Lurri disarma. Sono arma, mano e sconfitta. La prima parola che è arma, l'avete già vista, è qui al picco del sangue antico, a sud di Mortal. Avevo già ucciso il drago, quindi non ho potuto vedere niente di particolare. La seconda parola del potere si trova alla tana di Silvergrip, tra Dawnstar e Winterhold a sud, diciamo tra Dawnstar, Winterhold e Whiterun, più o meno. E troveremo fuori dei due banditi e dentro dei Drowned. Ti avviso, stai indietro. È la terza volta che registro l'audio perché ho Ti scoperto adesso che il microfono non mi funzionava, era attaccato. Mi sa che me ne comprerò un altro. Cioè non che era attaccato, non so perché non funzionava, l'ho dovuto spegnere e riaccendere. E quindi probabilmente comunque ne comprerò un altro, non per questo, ma anche perché non registra tanto bene come l'audio quando parlo. A proposito del video, per dire che avvicinandoci a Natale volevo fare qualcosa su questo tema. Probabilmente farò una mod su Skyrim, sul tema natalizio, almeno un po', non so, boh. E poi la caricherò su Steam e farò, non so se un trailer o la giocherò proprio tutta su un video. Ma non so se ci riuscirò perché con lo studio che comunque devo studiare abbastanza adesso. Non tantissimo, però comunque c'ho da studiare e non so se avrò tempo per farlo. Qua la maniglia che ho visto in due video che non si trovava, la maniglia si trova su quella colonna. È un po' nascosta perché anche con gli anelli sembra un anello, quindi quella colonna di pietra lì comunque. Sono un po' di trappole che io non sono bravo a evitare, come si può vedere. E di trappole che io vanno in continuazione, e non capisco come faccia a non venire in questi. Sono in 30 qua dentro, urlano tutto il giorno, cioè peggio del sangue di drago. E quando mi chiamate la notte non sempre beccato il pietro, avete visto? Anzi, cioè a volte non beccate nessuno, altre volte becca solo pochi e gli altri qualche volta vengono, si vede effetti dopo. Ma non capisco se sia un bug di grafica, come si vede l'effetto viola sul corpo, o proprio un bug del gioco che non è effetto così. Poi su queste dritte, però non capisco perché ci siano tutti questi ponti. Ci sono 30 ponti che passano sopra uno all'altro. Qua vedete l'urlo, la seconda parola, e continuano a urlare, e un sacerdote del drago, che non è comunque come quelli che hanno la maschera, è un sacerdote del drago comune, e quindi che troveremo comunque, se non sbaglio, soltanto a un certo livello. Anche qua adesso uso l'urlo e non l'ho colpito. Non capisco perché questa cosa. Comunque se succede anche a voi, ditemelo. Cioè, niente, proprio mi ero dimenticato di prendere quello e ero uscito senza averlo, e quindi sono dovuto tornare dentro a prenderlo. E ho comunque tagliato il video perché ero uscito e poi ero entrato dopo. Abbiamo preso sconfitta in mano, sconfitta andiamo a vedere adesso,
si trova a Sempornichiville Innevato, a sud-est di Winterhold. Per entrare qua dentro dovremmo aver fatto la quinta missione, cioè dovremmo essere alla quinta missione della Gilda dei Ladri, quando, non mi ricordo come si chiama, uno della Gilda verrà qui a aprirci la porta e quindi potremo entrare se non ci sarà lui che scassinava la porta quando dovremmo venire a prendere Carla e a, cioè a prendere, vabbè, a parlare con Carla e a ucciderla. Qua il Draug viene, lo ammazzo, gli altri sentono qualcosa, vedono lì il loro fratello morto e dopo un po' finisce lì. Basta. Cioè, c'è uno lì morto e loro se ne stanno lì, se, io li passo davanti tranquillamente, proprio cadono i vasi, le frecce che, cioè, vabbè. E se ne accorgono ora che me ne sono andato. Adesso li lascio lì così. Non ho voglia di ucciderli. Questo invece si è accorto di me. Lo uccidiamo. Se non sbaglio è l'ultima stanza. Sì. Infatti sentite un certo fondo d'urla. Sono quattro Draug, due dentro le tombe in basso e due sopra. Prendo subito burro, poi dopo avevo uccisi questi, vi mostro come funziona. Allora, lo carico e adesso una volta uccisi tutti, tranne uno, che è questo, ombra gigante, vi faccio vedere come funziona. Quest'ora non funziona su tutti i nemici, ma solo quelli non fortissimi, cioè se noi usiamo l'urlo sul signor supremo della morte Draug non funziona, ci cioè dice che è troppo potente. Vedete che è volata, lascia proprio, cioè così rotea e è molto utile contro Draug perché di solito non hanno altre armi e quindi ci tirano semplicemente delle rammanate che non fanno praticamente danno. Allora, per questa guida è tutto. Spero vi sia stata utile, vi sia piaciuta. In tal caso mettete un mi piace e poi lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Al prossimo video. Ciao ragazzi. Funzionerà questo. È un video.